buongiorno a tutti. Sono molto felice anche del lavoro che è stato fatto dal dirigente scolastico Badà, ma devo dire da tutti i dirigenti scolastici e il personale scolastico del territorio. Io sono stata in contatto costante con loro e devo dire che Gabriele è stato fatto veramente un lavoro d'eccellenza. Per lei. Grazie! Lei è una studentessa che ha fatto gli esami di Stato quest'anno e c'eravamo scritte, parlate, mi ha fatto questa sorpresa stamattina. Grazie. Sì, la sorpresa me l'ha fatta lei telefonando. Ah, che bello, avete messo tutta la segnaletica. Abbiamo messo la segnaletica a terra. Siamo alla robotica educativa, coding, abbiamo la stampa anche 3D, apparecchi robot, quindi facciamo, diciamo che rientro nell'attività proprio quotidiana nostra, fare robotica. Immagino che piaccia tantissimo. È tutto sotto controllo, proprio perché è un anno eccezionale e sappiamo quali possano essere le conseguenze, no, di certe cose, che ci siamo preparati ad affrontarle tutte quante ad una. Quindi abbiamo questo accesso qua, che è un ulteriore, ne abbiamo quattro, abbiamo diviso su quattro accessi. Ottimo. Molto carina quest'aula. Sì. Belli anche i banchi colorati. Sì, molto belli. Questi sono kit nati con dei finanziamenti appositamente stanziati dal Ministero dell'Istruzione e dati alle scuole. Poi il dirigente scolastico Badaglia li ha anche personalizzati un po', sì, in relazione alle esigenze della scuola, chiaramente. Soprattutto lo spazio esterno della scuola. In più, al di là di quel portone, c'è un altro spazio che è circa la metà di questo, dove andiamo a fare altre attività. Ottimo. Delle attività di scuola anche all'aperto. E sarete bravissimi, ne siamo certi. Mi raccomando. Ce la stanno mettendo tutta. Devo dire che ascoltano anche le regole, che sono tante. Però noi gli abbiamo fatto capire che se vogliono rimanere a scuola le sono proprio queste regole che vanno rispettate. Certo. Noi ci sentiamo confortati. Grazie. Veramente. Quindi in bocca al lupo veramente. E sappiamo che ci sono delle regole un po' fastidiose, forse anche la mascherina, so che non vi piace tenerla, però è importante, importantissimo invece che le regole siano rispettate, perché così finalmente ci riapproviamo della nostra socialità. Stiamo a scuola, non stiamo a casa come siamo stati costretti a fare nei mesi precedenti. Mi raccomando, studiare, che qui costruite il vostro futuro. Quello, il mio augurio è ma io vengo da guardare scuola, oltre. Vengo dalla scuola, quindi è come se quando sentissi quelle cose contro gli insegnanti le dicessero anche esatto, a me, perché esatto, mi sento ancora una docente. Quindi infatti io mi sento rappresentata. So bene tutto il lavoro che fate, non è giusto. Perché con tutto il rispetto di chi la... nei confronti di chi l'ha preceduta, però vedere una persona che arriva dalla nostra trincea, okay, allora forse riesce a capire prima che noi le diciamo le cose, questo è il punto chiave. E poi, come dico, donna, giovane, su una poltrona che scotta, quindi ha tutta la nostra solidarietà, assolutamente. Ripartire alla grande e in sicurezza, questo è l'importante per garantire anche la serenità ai nostri bambini. Ce la faremo. Ce la faremo, sì. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie Manuela. In bocca al lupo. Ci scriviamo. Grazie a tutti, eh. Arrivederci. Buon lavoro.